E ciao a tutti, io sono Terran e bentornati in un nuovo episodio della mia serie su Horizon Zero Dawn. Siamo arrivati alla montagna che cadde, insomma, dove c'era il nucleo di Gaia e stiamo per recuperare l'override principale. Abbiamo scoperto che Ted Faro ha distrutto l'archivio di Apollo. Che disgrazia, Lulle, ma è una disgrazia. Cioè, per quello che siamo costretti a vivere nell'ignoranza come società tribale. Principale. È così piccolo. Bello. Ora dovrai solo usarlo per uccidere Ade. Solo. Bene. Torniamo all'officina di Silence. Dovrebbe essere tutta una strada abbastanza dritto. Come lo utilizzeremo questo coso per uccidere Ade? Ok, possiamo scendere di qua. Ah, è abbastanza lineare. Era un bel suono. Oh! Cerca di non precipitare. L'override principale non sovrascrive la gravità. Com'è simpatico lui però, eh? Ok, ci siamo quasi. Eccoci qua. Quindi dobbiamo tornare anche, suppongo, dove ci stava Ade. Dove siamo già stati una volta, perché lui mica si potrà spostare, vero? Vero? Ma sei qui. Per un attimo. Cosa? Il nostro viaggio insieme è giunto alla fine. Ma prima che vada, credo di doverti spiegare tutto il resto della storia. Sono d'accordo. Continua. Tempo fa ho ammesso di aver avuto un ruolo nell'Eclissi. Ma non ti ho mai parlato a fondo delle mie colpe. La verità è che c'ero fin dall'inizio. Ho trovato Ade, Aloy. Sepolto su quella montagna, intrappolato in un titano. E l'ho servito. Cosa? Mi ha promesso conoscenza. E me l'ha data. Una conoscenza inimmaginabile. E in cambio? L'ho aiutato con l'Eclissi. A costruire un culto, un esercito personale. Vabbè. Perché me lo stai dicendo ora? Perché dobbiamo andare a distruggerlo. Il tuo successo dipende anche da questo. Quando ho trovato Ade, per prima cosa ha voluto sapere della Guglia, non di Meridiana. La Guglia. E per quale motivo? La Guglia è stata creata da Gaia. Quale parte di Gaia? Minerva. È un modulo di decrittazione. Gaia ha costruito delle Guglie per trasmettere i codici che hanno disattivato i robot di Faro e spento i sistemi di conversione di biomassa. Ade vuole inviare una nuova trasmissione per svegliare le macchine, così che possano divorare di nuovo il mondo. Sì. In base a quanto abbiamo appreso, è anche la mia conclusione. Così l'Eclissi, i robot che hanno resuscitato, sono solo un mezzo per un fine. Un esercito per prendere la Guglia. Quindi sì. Dobbiamo andare a Meridiana. Così Ade potrà nuovamente sterminare la vita. A meno che tu non lo fermi. Sì, dimmi adesso qualcos'altro. Devi dirmi tutto quanto. Ade, l'Eclissi, tutto. È una lunga storia, Aloy. Allora inizia. Tutto è cominciato da un focus, recuperato in una rovina antica, proprio come te molti anni fa. Nel mio caso, il focus era danneggiato. Aveva un ultimo guizzo di vita. L'ho studiato per settimane, cercando di ripararlo, e alla fine ce l'ho fatta. Una nuova dimensione della percezione si è rivelata proprio davanti ai miei occhi. È così che l'ho scoperto. Un segnale debole. Là fuori qualcosa era alla ricerca, proprio come me. Due spiriti affini. Ho seguito il segnale fino alla fonte. Un titano distrutto, sepolto nella giungla della gemma.
credevi che fosse un titano. Una macchina da guerra. Non sapevo cosa pensare. Avevo già visto rottami simili. Al tumulo, per esempio. Ma questi erano diversi. Questi non erano morti. Non parlava quando l'ho trovato. Ma poi sono riuscito a ripararlo. Così ha iniziato a scambiare conoscenza. Voleva sapere tutto sul nostro mondo. L'ha riparato lui. Sulle tribù e sulle macchine. Ma la guglia era la sua preoccupazione principale. Basta, non mi serve sapere altro. Hai fatto cose terribili, Silas. Ma hai anche fatto il possibile per rimediare. Di certo non hai riequilibrato le cose, ma almeno ci hai provato. Per essere chiari, Aloy, rifarei tutto da capo. Con delle precauzioni in più, forse. Ma di base è lo stesso. Davvero? Come imparare dagli errori, sì. Sì. Io ho fatto il possibile. D'ora in poi è tutto nelle tue mani. Andremo. Prendi la mia lancia. Attaccale l'override principale e potrai usarla per iniettarlo. Quindi dovrò soltanto avvicinarmi alla testa di Ada e piantargliela dentro. Soltanto. Esatto. No, nessun problema. No. Silence. Dove andrai? In giro. Altrove. E ovunque. C'è ancora molto da scoprire prima che il mondo finisca. E tutto questo? Lo lascio a te, naturalmente. Come si è dimostrato. È sempre stato tuo. Io ero solo di passaggio. Quindi è un addio. Niente più aiuto dal Master. Creiamo la lancia. Bella. È senz'altro più figa di quella di prima. Devo dire ad Avad che l'Eclissi è pronta ad attaccare. Dopo quanto è successo con Derval, so che difenderà la città. Ma la guglia... Ok, Malaguglia, Malaguglia, no. Ok, ragazzi, io arriverò là vicino. Vicino. Vi fa vedere la mappa, ci sarà un sacco di strada per l'appunto. Non ho neanche pacchetti del viaggio rapido. Infatti non mi fa vedere, falò. Non me li fa vedere, però non ho. Non ho un kit di viaggio veloce, quindi a tra un po'. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati alla Meridiana. Stiamo per raggiungere il Palazzo del Sole. Mi sono proprio curioso di sapere come hanno intenzione di fare per proteggere la guglia dall'assalto delle macchine. Mi aspetto una battaglia di quelle importanti, di quelle belle, di quelle che sai che mi ci vuole tipo 4-5 ore per finirla. Perché sono scarso io, non perché. Poi magari io mi meraviglio di me stesso. Sono anche scarsamente equipaggiato. C'è da dire questo. Ho finito tutto praticamente con uno stuzzicadenti. Parliamo con Avad. Si ricorderà piacevolmente di noi. Spero. Gli abbiamo dato una mano più di una volta, vi ricorderete. Sta qui al trono e guarda la città. Ciao Avad. Aloy. Cosa ti porta a Meridiana? Una minaccia. Notizie di morte. Comanda una legione di fanatici chiamata l'Eclissi. Presto lancerà un attacco da ovest. Uh-huh. Ha con sé un esercito di macchine da guerra. E non è finita qui. Hanno con loro una specie di mente. Dio, demone, macchina. Chiamalo come vuoi. Si chiama Ade. E non ha interesse per Meridiana. È la guglia che vuole. E se la prendesse... Invierebbe un segnale, risvegliando altre macchine antiche. Allora non avremmo più scampo. Saremmo perduti. E noi dobbiamo impedirlo.
Sto cercando di capire, ma la mia responsabilità resta Meridiana. Sì, ho capito, però... L'obiettivo non è Meridiana, Avad. Devi difendere la... L'ha spiegato benissimo, Roy. Suggerirei l'avanguardia, maestà. Sì, inviamoli alla guglia. Erend conosce Aloy, non farà obiezioni. Già. E ordinerò alle guardie di rafforzare il crinale a ovest. Là potranno proteggere Meridiana e l'Albore, dove c'è la guglia. Ma in ora sono arrivati? Permettimi di scusarmi per il mio atteggiamento. Dopo quello che è successo con Ersa, io ero confuso. Se dobbiamo combattere insieme in bilico fra vita e morte, preferisco farlo con il tuo perdono. Allora ce l'hai. Sempre che tu non mi confonda di nuovo con lei. Anche un re può imparare la lezione. Bene, allora. Sono lieto di aver risolto. Momenti di imbarazzo. Ci vorrà tempo per organizzare le difese. Ti prego, dimmi cosa sai dei nostri nemici. Tutto quanto. Non sono in grado di dirti tutto, ma ti dirò quello che posso. Ok. Parla con Marad l'onesto. Penso che ci sia stato un piccolo salto temporale, perché altrimenti non capisco. Ti dirò tutto quello che posso e poi me ne vado. Sarebbe buffo. Il panico in città causerebbe un altro nemico. Già. E informatemi su qualsiasi nuovo arrivo. Pace, finalmente. Marad l'onesto. Ah, Aloy. Stiamo organizzando la difesa del crinale della guglia. Abbiamo allertato ogni angolo del dominio. I nostri alleati ci aiuteranno. Chi è venuto per Meridiana e chi per i frammenti. Ma molti sono venuti per te. Evviva! Per me. Ossia, Aloy. Onesta. Infatti. La guglia. E la guglia? Erend e l'avanguardia sono là. Certo. A prendersi a panciate con la corazza o a intonare le grida di battaglia, immagino. Bene. Anche numerosi Nora hanno raggiunto la guglia, ma hanno rifiutato l'offerta di un'udienza reale. Potresti fargli cambiare idea. Lo farò. Il crinale sarà la prima linea. Sono lì le guardie della città? Sì, insieme ad alcuni degli irregolari di cui ti ho parlato prima. Ok. I cannoni Oseram che hanno distrutto le mura di Meridiana nella liberazione. Ora ci difenderanno. Se vuoi, esamina le difese. Ma... Immagino che possiamo solo aspettare l'attacco. Sì. Esatto. Non è lo scenario che preferisco, ma i nostri osservatori ad avvento della sera non rilevano movimenti da ovest. Quindi, se c'è qualcosa di cui devi occuparti altrove, approfittane ora. Altrimenti, ho messo a tua disposizione l'appartamento di Olin Delverson. Puoi dormire lì, se ci riesci. Bene, ragazzi, sembra che ci avviciniamo veramente a quella che dovrebbe essere la fine. Visita gli entrambi gli avamposti difensivi, opzionale. Controlli preparativi al crinale, opzionale. Controlli preparativi alla guglia, opzionale. Bene, sapete che vi dico? Controllerò tutto quanto, perché so paranoico e non mi fido di sti stronzi. Quindi io controllerò qualsiasi cosa. Vediamo un po' dove devo andare. Devo controllare. La cosa più vicina è... la trovo. Bene, abbiamo scoperto che ci sono delle armi. Controllando questo primo avamposto, ci sono delle armi che potremmo utilizzare durante la battaglia. Possiamo trovarle durante la battaglia. E dei rifornimenti sotto quelle bandiere lì. Quindi tutto sommato è stato utile venire a vedere cosa ci veniva detto. Andiamo di là rapidamente e vi farò vedere. Vi riassumerò, diciamo. Mamma mia, allora. Vi riassumerò quello che viene detto, giusto per risparmiare un po' di tempo. A tra poco. Bene, eccoci qua, vediamo cosa hanno da dirci. Salute a te, Aloy. No, la prescelta non vuole che vi inchiniate. E non le piace nemmeno essere chiamata prescelta. Averti qui significa molto, Val. L'avevo promesso. Ok, Meridiana. Che ne pensi? Ho visto molte cose nuove da quando ti ho conosciuta. Devo ringraziarti.
Varl, cosa c'è? Lo vuoi sapere? Sì. Va bene. Sono in una terra straniera e proibita a difendere una città senza fede come non ne ho mai viste. Da qualcosa che non riesco a comprendere. E poi tu, dopo tutto quello che è successo e che hai fatto, sento che dovrei mettermi in ginocchio a venerarti, ma so che non lo vorresti. Ehi, è davvero dura per te, eh? Grazie per non aver fatto inchinare Inora. È l'ultima cosa che voglio. Cerca di capirli. Hanno combattuto perché la prescelta l'ha chiesto. Per questo sei qui? No. Sarei venuto anche solo per rivederti. E dobbiamo affrontare un demone di metallo perché lo dice la Dea? O perché lo dici tu? Io e la Dea siamo d'accordo, penso. Felice di averti qui. Anch'io. Bene, sentiamo cos'altro hanno da dirci altri gruppi di combattenti. Quelli là devono essere Oseram, suppongo. Allora, chi è questa gente? Si fanno chiamare le Cliffs. No, questi sono... E che cosa indicherebbe? Edere dei suoi. Quando la luna si mette davanti al sole, idiota. Per caso è un nome che dovrebbe far paura? Non lo so, un tempo erano Kharja e farfugliano sempre cose sul sole, sulle ombre. Beh, se erano davvero Kharja, quanto possono essere forti? Cioè, i migliori di loro si vestono come... Aloy, eccoci di nuovo qui, pronti per un'altra battaglia. Ma stavolta sembra che i cattivi abbiano più potenza di fuoco. Già. Cosa ci aspetta, veramente? Non lo so. Non sono sicura. Ma ce ne saranno molti e avranno le macchine. E se oggi perdessimo, non sarebbe solo Meridiana a cadere. Il resto del mondo sarebbe spacciato. Terribile. Davvero. È il nostro genere di battaglia. Coraggio! Dove sono le avanguardie? In prima linea! E perché? Acciaio contro ferro! E noi cosa faremo? Li colpiremo finché non cadranno! Esatto. Sentito? Nessuno ci può sconfiggere. Siamo qui per Meridiana. E siamo qui per te. Grazie, Erend. Ersa ne sarebbe fiera. Solo se vinciamo. Solo se vinciamo. Detto bene. C'è qualcun altro da sentire qui alla guglia? Dell'albero più elevato. Capoguerra Sona. Capoguerra, mi sembri a disagio. Questo non è posto per Inora. E non è posto per me. Affronterò la minaccia del demone di metallo. Ma il mio posto è nella terra sacra. Questa dissolutezza mi ferisce come una freccia. Non volevo coinvolgerti. Non dispiacerti. Presto sarà finito. Lo giuro. Sulla mia lancia. Ok, finito di controllare tutti gli avamposti, possiamo tornarcene a dormire a casa di Olin. A tra poco. Eccoci qua. Vi ricordate la casa di Olin? Dovremmo forse andarcene a dormire al piano di sopra, in questo letto. Riposa prima della battaglia. Punto di non ritorno. Però sapete, ragazzi, cosa c'è? Visto che il tempo dell'episodio è praticamente finito, io direi che ci vediamo per l'ultima battaglia, la battaglia finale per l'appunto, nel prossimo episodio. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento, qualcosa, quello che preferite, e ci vediamo nel prossimo video, con quello che probabilmente sarà l'episodio finale. Ciao!